Un saluto da Massimo Verona, eccoci in diretta. Sono le ore 9 di questo venerdì 14 giugno 2019. Bentornati su TCB Show, la trasmissione che per ben 9 puntate vi ha tenuto compagnia in questa stagione primaverile. Questa appunto è la nona della serie e anche l'ultima prima della pausa estiva. Vedremo poi se proporvi qualcosa durante il periodo di riposo almeno del calcio per poi riprendere bravi e ordinati con l'inizio della nuova stagione calcistica, quindi a livello di settembre. Come al solito potete ascoltarci attraverso i nostri canali, cioè il sito tuttoilcalcioblog.it, raibobo.it o sportnewweb.it, che salutiamo, o attraverso le dirette delle pagine Facebook. Oggi è una puntata molto particolare. Avremo come ospiti nell'ordine Dario Puppo, giornalista di Eurosport, Roberto Pelucchi, giornalista della Gazzetta, e la strana coppia con cui tireremo un po' il sunto della stagione, ovvero Francesco Del Giudice e Stefano Stradotto. Vi ricordo che poi alla fine di questa puntata potrete come al solito fruire di tutti questi contenuti anche sul nostro sito, sui nostri siti di riferimento, e comunque riascoltarci sulla radio. Diversamente da quanto vi ho detto in passato, stiamo lavorando alla creazione di alcune rubriche molto particolari, ma vi consiglio di tenervi sempre con l'attenzione massima e con l'ascolto nei nostri siti di riferimento per la radio. Sono radio.raibobo.it e radio.tuttoilcalcioblog.it. Ma bando alle ciance, un po' di musica e poi cominciamo subito questa puntata con l'intervista a Dario Pupo. A fra poco. Rieccoci rientrati in diretta, siete come al solito su TCB Show. Abbiamo scelto come ospite dell'ultima puntata, almeno per questa stagione della nostra trasmissione, una delle voci che più ci ha scaldato il cuore in queste ultime stagioni, o almeno il mio. Intanto lo salutiamo subito. Stiamo parlando di Dario Pupo, telecronista di Eurosport. Non posso dire di quanti sport perché io gli ho visto raccontare un po' tutto. Buonasera, Dario, intanto. Intanto grazie Massimo, un piacere essere con te e con voi. Allora andiamo per ordine. Noi ci eravamo dati appuntamento un po' di mesi fa, dopo la vittoria da parte di Dorothea Wierer della Coppa del Mondo generale di biathlon. Molti, anche a causa di una copertura un po' così da parte di altri emittenti, associano al racconto del biathlon sicuramente la tua voce e quella di Massimiliano Ambesi. Diciamo che quella stagione che ci siamo lasciati alle spalle e che sta un po' riscuotendo ancora i suoi effetti, vediamo Dorothea in giro un po' ovunque, televisione compresa, è stata una stagione che sarà molto difficile da replicare. Cosa è successo al biathlon degli ultimi 10 anni per esplodere in questo modo e diventare da nazione in cui eravamo veramente non di nicchia perché c'era del passato, ma comunque una nazione non capace di regolarsi i risultati a un exploit come quello dell'ultima stagione? Bella domanda. Sicuramente il biathlon è diventato uno sport che soprattutto in quei posti, non sono tanti in Italia, dove comunque ci sono i poligoni, dove c'è una piccola tradizione o grande come Dante Selva, il fatto che questo sport è cresciuto come visibilità sicuramente ha spinto poi un po' di ragazzini e ragazzine a praticarlo. Abbiamo dimostrato di aver avuto anche degli allenatori che hanno saputo comunque farli crescere, e le due cose poi servono: di avere i ragazzi, anche se non abbiamo tanti, ma anche gli allenatori. E poi va detto anche che diciamo questa è un'epoca per il biathlon femminile dove c'è più spazio, c'è più possibilità di emergere, e quindi le qualità naturali, soprattutto di due talenti come Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sono emersi, perché comunque va detto che hanno un grande talento. Tutte e due vengono da due località che comunque hanno espresso tante medaglie e hanno ottenuto soddisfazioni nel biathlon e nel fondo, soprattutto a Sappada. Per cui, diciamo, questa serie di cose credo che abbia fatto da scatenante, oltre al fatto che hanno saputo vincere le prime cose insieme in quattro nella mista, e hanno cercato di comunque puntare a degli obiettivi per raggiungere comunque quel traguardo che poteva permettere al movimento di continuare a crescere, di continuare ad alzare l'asticella, ed è quello che è stato fatto.
Io onestamente prima della scorsa stagione pensavo che potessero lottare, però francamente non credevo fosse possibile un primo o un secondo posto, che è una cosa storica, come abbiamo anche più volte raccontato, perché per quello che vale, però comunque è successo solo una volta con la Valanga Azzurra, in sostanza ai tempi di Pierino Gross e Gustav Tönn. Sì, decisamente hanno scritto la storia di questa disciplina e sarà molto difficile replicare. Faccio fatica a dimenticare la tua gioia, poi ha fatto anche un po' il giro del web, in quella 2 giorni, quella domenica mondiale che in un colpo solo ci ha portato ben 2 ori. Secondo me, qui faccio 2 domande. La prima, se questo può essere un ottimo viatico, visto che i prossimi mondiali sono in Italia dove, ripeto, attualmente, e siamo contenti di farlo, bisogna pagare per poter vedere il biathlon perché non è coperto in altra modalità e quindi magari il mondiale in Italia potrebbe essere un eco utile. E poi, parlando un attimo dei campioni di questi 2 ori agli ultimi mondiali, mi viene in mente soprattutto la figura di Dominic Windisch, perché se Dorotea è più classe, è più stoffa da campionessa, Dominic è più spirito, più voglia di vincere nella più improbabile gara che io abbia mai visto della storia del biathlon. Sì, diciamo che poi per far passare oltre, diciamo, la nicchia, diciamo così, certe gare, certe situazioni, ci vuole qualcosa che faccia da miccia, e soprattutto che poi vada un po' fuori appunto alla normalità di comunque uno sport che non è mai scontato, e questa è la sua grande forza, nel bene e nel male. Beh, io ovviamente non mi aspettavo, cioè dopo che ha vinto l'oro Dorothea Wierer, soprattutto con quello che era avvenuto prima, il fatto che lei aveva gareggiato una staffetta, quindi non si sapeva esattamente quale fosse la sua condizione, fosse partita in quella maniera, facendo gara di testa, dopo i primi 3 poligoni perfetti, era già successo all'Anterselva che proprio in quella gara, se non ricordo male, aveva nella Mastart sprecato un'opportunità grande di vincere per la prima volta in carriera. C'era la sensazione che non fosse così scontato, insomma, poi per fortuna per quei 2-3 centimetri la russa ha sbagliato e quindi ha dato quel margine di sicurezza. Io lì, dopo quell'oro, sinceramente per me era già una domenica pazzesca, e soprattutto chiaramente eravamo tutti proiettati col pensiero alla settimana dopo per la chiusura di Coppa del Mondo. Poi veramente è venuto fuori questo risultato, questa impresa di Dominic, che soprattutto avevamo già vissuto a Kenmore, anche se a parti invertite come ordine cronologico di gare, ma è stato veramente come dire, una escalation di emozioni che non mi aspettavo, ed è proprio per questo che poi è venuta quella reazione, insomma, un po' scomposta anche, diciamo, però era assolutamente, insomma, inevitabile, direi. Sì, assolutamente, però molto apprezzata sui social e anche da chi ti parla. Devo dirlo, mi dispiace dirlo perché pare brutto, però sportivamente parlando, tu una certa esperienza ce l'hai, sei un po' vecchio dal punto di vista di sport in TV. Io ricordo delle tue telecronache con, se non ricordo male, Stefania Bolmondo, molte Olimpiadi fa. Salt Lake City, Salt Salt Lake Lake City. City, quindi era 2000 e... no, 1998, no, 2002. No, 2002. Sì, era Nagano 98, sì, scusa, hai ragione. 2002. Hai visto quindi fior fiori di campioni passare, specie nella categoria sport invernali in cui diciamo, sei alquanto ferrato come per quanto riguarda poi il tennis. Hai visto tanti campioni, hai visto Stefania Belmondo, hai visto un periodo d'oro del sci di fondo che ormai abbiamo dimenticato, ora vedi quello del biathlon. Se un ragazzo vuole avvicinarsi a questi sport, agli sport invernali, che spesso sono molto di nicchia, possono essere questi campioni viatico o secondo te la situazione è fatta di cicli, la situazione è disperata? Nel senso che se guardiamo ad esempio lo sci di fondo adesso non è proprio aria, Pellegrino escluso. C'è la possibilità secondo te da parte dei campioni di adesso di essere viatico per attrarre un po' quello che secondo alcuni potrebbe essere l'effetto boomerang per variare del calcio femminile in questo periodo con i mondiali? Ma allora, io penso che possano veramente creare un vantaggio, un'opportunità, una sinergia di vantaggio per entrambi in fondo il biathlon, perché è un po' come
viene l'esempio della canoa, no? La federazione è la stessa, come anche per le due discipline degli sport invernali. Ci sono stati periodi in cui c'era la canoa di velocità con Rossi, Bonomi, con la Idem, e sono sempre riusciti ad alternare, diciamo, o la canoa velocità o la canoa slalom con delle punte. E sono veramente sport ancora più di nicchia perché non le si vedono tutte le stagioni. La Coppa del Mondo di canoa velocità non esiste, cioè ci sono due tappe, poi il Mondiale assegna punti di Coppa del Mondo, ma voglio dire, rispetto alla Coppa del Mondo come la immaginiamo noi d'inverno, è veramente molto ridotta, a scartamento ridotto. Quindi la fortuna della canoa è stata quella comunque di, nei grandi appuntamenti, di avere qualcuno di forte che poteva lottare per la medaglia e poi vincerla nella velocità o nello slalom. Nel biathlon, nel fondo, secondo me, non è che si debba ragionare allo stesso modo, però può succedere che atleti provenienti da località che comunque hanno qualcosa in comune, il caso mi viene in mente appunto di Vittozzi, che nella sua zona ci sono dei fondisti anche che stanno crescendo, non è facile, come hai detto tu, sicuramente al momento è quello che è, c'è Pellegrino e De Fabiani che sono le nostre punte. Io penso che in Val d'Aosta, grazie anche al risultato della gara che hanno fatto in casa a Cogne, potrebbe dare una mano. Non dimentichiamoci che tra meno di 2 settimane c'è questo verdetto per le Olimpiadi che potrebbe arrivare in Italia oppure in Svezia. Ecco, questa potrebbe essere una grossa mano, potrebbe essere la grande scusa, tra virgolette, per provare insomma, appassionare i ragazzini a questi sport. Però, come dicevi tu, ci vogliono i testimonial, non se ne può fare a meno. In questo, diciamo, soprattutto Dorotea Wierer lo si è visto con la sua comparsata alle Iene, anche altrove. Insomma, lei è sicuramente una che è perfetta come testimonial del proprio sport. Per cui bisogna saper cavalcare questi momenti, quando è il momento del biathlon bisogna sfruttarlo, ma cercando anche di tirare sul fondo e fare in futuro magari viceversa, perché i fondisti sono necessari per fare gli atleti. Concordo, concordo assolutamente. Qualche mese fa al tuo compagno di merende, cioè Massimiliano Bisi, avevamo chiesto un suo pronostico sull'assegnazione delle Olimpiadi. Lui diceva che era l'assegnazione più scanzonata qualora fosse stata assegnata a Stoccolma con un progetto alquanto sui generis. Sono passati dei mesi, mancano pochissimi giorni. La tua posizione su questa assegnazione? Cioè, nel senso, aveva ragione allora, francamente non lo so, il CIO chiaramente aveva già preso una decisione piuttosto importante quando ha dato la doppia Olimpiade a Parigi e a Los Angeles e questa cosa non la voleva ripetere, anche se per come siamo arrivati a questo punto con le diverse città che hanno mollato il colpo, ultima Calgary. Non so quante volte potrà capitare ancora di avere in lizza comunque due città, una alpina e una nordica, per un'Olimpiade. È ovvio, hanno tutte e due dei limiti le candidature, ce l'ha soprattutto quella svedese, perché francamente sembra veramente fatta a modello IKEA, cioè nel senso comunque al risparmio con il miglior possibile qualità-prezzo, però bisogna vedere se è sostenibile quel loro budget, francamente. Hanno la grande forza dovuta alla dinastia dei reali di Svezia, la principessa Victoria guiderà il gruppo di testimonial che sarà a Losanna per fare l'ultima presentazione finale, apriranno loro, poi toccherà l'Italia, dalle 14, mi sembra, poi il verdetto sarà alle 18, il 24 di giugno. Io penso che veramente un paio di voti potrebbe spostare il verdetto da una parte o dall'altra, non è così facile, non è così scontata. Anche se io penso che comunque sia, ci potranno essere dei limiti in qualunque delle due organizzazioni, però si cadrà abbastanza bene, saranno due paesi che comunque sono due paesi che sono in grado di esaltare gli sport invernali, insomma, questo ne sono sicuro. Sarebbe una grandissima occasione per l'Italia, il biathlon oltretutto si farebbe ad Anterselva, ci sarebbero altre località molto importanti coinvolte in Italia. Sensazione che veramente si giochi all'ultimo. Vedremo poi di raccontare com'è andata. Un'altra materia in cui che hai portato da casa, come si diceva in periodo di esami, è sicuramente il tennis. Vediamo da un Roland Garros che ha portato una ventata di novità con la dodicesima vittoria di Rafa Nadal. Anche qui, che ormai, vabbè, sulla terra rossa, penso che abbia tappezzato la terra rossa anche a casa. La domanda che ti faccio è, intanto,
Io ne parlo spesso del moto mondiale quando ho avuto ospiti. Penso che il moto mondiale in Italia sarà difficile da affrontare nel momento in cui verrà meno una figura come Valentino Rossi, che comunque ha attirato moltissimo e attira moltissimo pubblico ed è un po' la spina dorsale del motociclismo. Farei lo stesso discorso nel momento in cui tre o quattro, anzi tre grandi, dovessero cominciare e stanno cominciando a perdere qualche giro e qualche colpo. Il tennis del futuro, secondo te, ha i ricambi e apro parentesi, in questa situazione di ricambistica, l'Italia com'è messa? È proprio questo il vantaggio che abbiamo in Italia. Io penso che al di là della bravura dei politici, della federazione e di quant'altri hanno portato la TP Finals, che ci saranno poi a Torino per un ciclo molto importante, può davvero aver giocato il fatto che comunque in Italia c'è una grandissima passione per il tennis, secondo me dovuta da due fattori. Uno si chiama Panatta e gli altri due si chiamano Clerici e Tommasi, che hanno alimentato una passione che, nonostante poi siano cambiati gli interpreti, è rimasta quella. Adesso però c'è veramente anche la componente di, no, di ritrovare protagonisti italiani sulla scena per il futuro. Io francamente il tennis lo seguo da più di 20 anni e uno come Jannik Sinner non c'era mai stato, con quelle premesse da giovane, ok, tutti abbiamo, come dire, la paura che ci possa essere un altro flop, però sinceramente come sta facendo il suo percorso difficilmente non sarà un giocatore di tennis di un certo livello, non so dove potrà arrivare. Ovviamente noi in Italia potremo compensare l'enorme assenza quando capiterà, prima o poi dovrà capitare, di Federer, Nadal, Djokovic. Soprattutto della rivalità a tre, che è una cosa storicamente nello sport che succede pochissime volte. Già avere due rivali è una fortuna, averne tre è incredibile. Io ho pensato in questi giorni, mi viene in mente Frazier, Ali e Foreman, perché sono stati implicati nel titolo mondiale negli anni 70, anche prima 60, sono stati tre campioni olimpici, tutti e tre, nel pugilato. E poi mi viene in mente Tomba, Zubrin e Girardelli. Chiaramente come hanno vissuto la rivalità i tre tennisti, gli altri tre non l'hanno vissuta perché proprio sono stati i protagonisti assoluti di insomma, 10, 12, 14 anni, quindi sarà chiaramente un grosso cambiamento senza di loro, però in Italia secondo me noi ne soffriremo meno perché si sta creando delle premesse per avere non soltanto Sinner ma anche altri giocatori come Musetti che gioca molto bene a tennis. Per cui io dico che la fortuna in Italia è che al di là del ricambio avremo un maggior coinvolgimento legato ai risultati degli italiani che cresceranno. Certo è, bisogna tirare su anche il settore femminile, perché non credo siamo mai stati così sbilanciati, né in un settore verso l'altro e viceversa. Questa è una cosa che va anche detta, ok? Bene il settore maschile, ma male, molto male quello femminile. Io spero che possa cambiare anche lì il vento. Quindi io la vedo bene tutto sommato per il pubblico italiano, per l'interesse verso il tennis e ovviamente in generale per lo sport con la racchetta sarà totalmente un'altra epoca perché certi loro record non si potranno, io credo, mai battere. Una domanda che mi ha posto un ascoltatore grande appassionato di Eurosport, mi chiede se tra Ficarra Picone, Torino 2006 oppure Dario Puppo, chi è colui che è artefice del maggior successo del curling in Italia? Perché se anche in questo caso possiamo vedere del sano curling in Italia, è grazie di nuovo Eurosport e a Dario Puppo. Ficarra Picone, secondo me, ci avevano fatto un film, se non ricordo male, Sì, e sì, Torino sì. 2006 è stato il luogo dove quel modo di pulire il ghiaccio davanti alle pietre, alle stone, è diventato famoso in Italia, forse in maniera un po' irrispettosa, magari irriverente, però comunque così. Una nota anche su questa altra disciplina che in Italia, tutto sommato, ha portato a casa dei risultati che forse quando le ultime Olimpiadi erano a Torino non ci aspettavamo. Io adesso non posso ancora dare un'informazione che so da qualche giorno, però sarà divertente poi commentarla, una cosa che riguarda il curling e il curling italiano, che ci dovrà, secondo me, inorgoglirci. Non posso dirlo perché devono prima comunicarlo, diciamo, non solo le persone, ma soprattutto la federazione coinvolta, ma non italiana.
Ma comunque il successo del curling che ha avuto soprattutto nel 2006 è merito onestamente anche del fatto che comunque sui canali nazionali bene o male c'è una fetta di persone che lascia la televisione accesa, secondo me, e soprattutto quando c'è l'evento come le Olimpiadi, e ha scoperto il curling, che effettivamente ha fatto degli ascolti in quel momento che erano assurdi. Tra l'altro io rimasi stupito quando a un certo punto nella nostra area riservata della sede, cioè a Torino, al Lingotto, dove c'era praticamente il quartier generale delle televisioni, mi arriva una richiesta da parte della TV canadese di intervistare me perché voleva capire come mai c'era questo successo. E sono intervistato da Colin Jones, che allora era la più famosa skip canadese. Quindi si sono totalmente ribaltati i fronti, io che faccio il testimone di quello che accade, racconto, faccio giornalista, e lei che era giocatrice faceva da reporter e mi chiede a me perché in Italia funziona il curling. Ma tutto sommato probabilmente perché ha dei tempi anche che possono funzionare, la partita è lunga, magari uno non la segue tutta, però soprattutto poi vedere l'idea di squadra. In Italia non c'è niente da fare, lo sport di squadra comunque ha un fascino diverso, lo si è visto tante volte. E anche con questa squadra maschile di curling che ha ottenuto questi risultati in questi ultimi 16 mesi, si è qualificata alle Olimpiadi, ha preso questo bronzo ai campionati europei ultimi, ha fatto un grandissimo mondiale, e beh, insomma, alla gente piace che ci sia il concetto di squadra, soprattutto negli sport invernali c'è il discorso, per esempio, la staffetta del fondo, anche lì l'idea di squadra è chiaramente quella che emerge. Al pubblico italiano piace probabilmente questo discorso qua, e poi forse, siccome è strano, siccome fa ridere, uno si fa incuriosire, insomma. Concordo. Un'ultima serie di domande, due per la precisione, che invece vogliono parlare un po' della tua esperienza. Noi veniamo da questo sito, questa piccola radio, viene da un'esperienza che è quella di Tutto il Calcio Minuto per Minuto e dello sport in radio. Lo sport su Radio 1 in questo caso è sempre stato gestito come un tentativo di mettere il calcio al centro, cercando di trovare degli spazi anche agli altri sport. Ti segnalo, perché puoi inorgoglierti, per la prima volta quest'anno, grazie alla radio digitale di Radio Rai, si è sentito una radiocronaca di biathlon in maniera più o meno velata durante i mondiali che tu Vero. hai raccontato in televisione. Ed è per noi è già tanta roba, soprattutto per chi già lo guardava in TV. Detto questo, qual è secondo te la cifra del successo e la chiave del successo di un emittente come Eurosport, che a differenza di qualsiasi teoria che vuole che il calcio sia poi motivo di appeal maggiore per le pay TV, è riuscita a trovare successo su tutti gli altri sport, creando anche delle brandizzazioni molto particolari. Viene in mente per Discovery solo l'ultimo accordo con il golf. Dov'è la chiave di successo di mandare curling, tennis, volley, di non mandare il calcio se non a livello giovanile e riuscire comunque ad avere riscontro di probabilmente il più grosso network sportivo mondiale? Bella domanda, chiaramente Eurosport adesso con Discovery la dimensione è cambiata, appunto Discovery è un gruppo molto grande che pensa in grande giustamente e vuole soprattutto spingere su certi sport insomma, e cercare soprattutto di diffonderli attraverso tutti gli strumenti possibili, perché ormai bisogna accettare il fatto che la comunicazione, cioè il fatto di seguire un evento non è più solo in televisione, ma in tanti altri modi, con il web, con la radio, come fate voi, o comunque con il parlato, con i vodcast, i podcast, ci sono tanti strumenti. La cosa più importante però è, credo, saper intrattenere e soprattutto cogliere i momenti in cui succede qualcosa di speciale. E in questo devo dire che non soltanto io, ma in generale i colleghi di Eurosport hanno questa capacità, insomma, di sottolineare nella maniera giusta, a volte si può eccedere, però l'importante è cogliere queste situazioni e soprattutto dare una dimensione a ogni disciplina tale per cui, insomma, non si debba sentire sport minore, ma soprattutto in quei momenti in cui sono tanti a puntare verso un obiettivo importante in quella stagione, può essere il Mondiale, l'Olimpiade. Insomma, di far capire qual è stata la differenza che ha permesso a un atleta di emergere,
ma anche chi non ce l'ha fatta perché non ce l'ha fatta, insomma, dare conto di tutte le dimensioni di quella gara, perché è troppo facile concentrarsi sul primo che arriva, ed è giusto concentrarsi anche sull'italiano, però che fa risultato, il migliore italiano. Però noi abbiamo sempre avuto questo imprinting di guardare anche un po' fuori dai nostri confini, e insomma l'abbiamo fatto, credo, nella maniera migliore. Poi, soprattutto, come dicevi tu, abbiamo messo davanti altre discipline, cosa che magari quando abbiamo iniziato come Eurosport non eravamo così abituati, perché comunque certi sport arrivavano ogni 4 anni con le Olimpiadi. Invece noi abbiamo dato visibilità soprattutto anche, per esempio, al biathlon, che prima che gli facesse vedere Eurosport, onestamente, era proprio una disciplina che si è anche evoluta e ha trovato la sua perfetta dimensione, ma che non aveva chiaramente il seguito che ha in questo momento. Bisogna cavalcare quelli che sono i format sia dei vari sport, ma anche nello sport stesso, per valorizzare le discipline. In questo si cerca anche nell'ambito televisivo di fare dei ragionamenti con chi organizza le federazioni per stimolare l'interesse dei giovani che dicono che non riescono a guardare un qualcosa per più di 10 minuti. Io non credo, basta saperlo raccontare, basta provare a far capire cosa c'è di speciale in quel ragazzo che ha vinto l'oro o che invece è arrivato quarto, no? Concordo, concordo in pieno, ribadisco, scelta molto azzeccata. Per assurdo, dopo 20 anni, dovrebbe essere più di 20 anni di Eurosport, 20 o 30, ricordamelo che ho un vuoto cosmico, avevo festeggiato da poco il compleanno, dovrebbe essere Eurosport ha festeggiato i 30 30 anni, anni. io li ho festeggiati i 20. Sì, e dopo 30 anni, solo dopo 30 anni, ha deciso di prendere l'ultimo pacchetto, nel senso che dopo aver raccontato per anni sport olimpici, solo nell'ultimo quadriennio ha deciso poi di prendere il pacchetto completo, cioè l'Olimpiade, trasmettendolo tra l'altro in maniera perfetta. L'ultima domanda che mi permette anche di fare un piccolo appunto. Spesso noi veniamo contattati in maniera più o meno diretta da aspiranti e possibili tele o radiocronisti che cercano qualche fortuna. Come ho già detto in passato, questo è solo un club di fedelissimi ascoltatori di radio e, per quanto ci riguarda, anche telespettatori di Eurosport. Però se un ragazzo ti chiedesse qual è la formula più o meno magica per fare il tuo lavoro, molti sognano di diventare sportivi, qualcuno, anche io in passato, magari sognavo invece di raccontare sport. Cosa bisogna fare per diventare o per provare a diventare telecronista o radiocronista? E soprattutto, soprattutto da un pulpito che è quello di Eurosport, che spesso rispetto ad altra televisione dà un po' di più spazio ai giovani. Intanto va detto che il momento più difficile è diciamo, della categoria dei giornalisti, perché comunque non c'è tanto spazio, ci vorrebbe forse più concorrenza nel mercato dell'editoria, diciamo, però è dovuto anche a quello che è successo con internet, il web e quant'altro. Però questo non vuol dire che non ci siano possibilità, soprattutto. Quello che va detto è che non c'è una strada, ci sono degli strumenti che uno può utilizzare, sono le scuole di giornalismo, ci sono la possibilità sempre di proporsi comunque, io penso che è inevitabile che ci sia poi il ricambio che ci deve essere, insomma, soprattutto adesso forse con l'ulteriore poi cambiamento tecnologico questa cosa arriverà, ci sarà, non lo so, però l'importante è, secondo me, nella prima fase investire su se stessi nel modo giusto, coi tempi giusti, e al tempo stesso però consiglio di non puntare esclusivamente su questa strada, ma tenerne aperta un'altra che può essere un'altra attività lavorativa. Poi si vede se le due cose possono coincidere, se c'è la possibilità, ovviamente. È il sogno, insomma, immagino di tanti. Io, nel mio caso, io ho fatto l'esperienza proprio la più classica gavetta, ho iniziato con dei settimanali o mensili locali, facendo anche la cronaca, seguivo il calcio di terza categoria, campionato nazionale dilettanti, più di 20 anni fa, e poi ho iniziato a collaborare col tennis italiano, la Gazzetta dello Sport, sempre per il tennis, e poi sono venuti gli sport invernali, Eurosport. Però diciamo, io credo che arriverà un'altra onda con magari più
mezzi di informazione e comunicazione. Bisogna capire appunto quale sarà il futuro, però io credo che se uno è appassionato deve seguire la propria passione. La mia più grande scuola è stata però quella di stare sul divano a guardare ore e ore di telecronache fatte da illustri colleghi che hanno insegnato questo modo di raccontare lo sport. Io poi non è che ero convinto di farlo, mi sarebbe piaciuto, poi per caso ci ho provato, ma il telecronista proprio non pensavo di farlo. C'è stata la possibilità e con Antonio Costanzo, mi ricordo che abbiamo insomma, insieme iniziato lo sport e insomma, è stata una bella avventura. È una bella avventura tuttora, ma soprattutto i primi anni quando sei giovane chiaramente la vivi in una certa maniera. Bene, grazie per i consigli. Questo, a proposito di questo argomento, tornando a quello che dicevi prima, un nostro un collega che abbiamo intervistato prima di questa trasmissione tanti anni fa diceva che questo era il metodo Bruno Gattai. Tu forse lo capirai, il metodo Bruno Gattai era un vecchio telecronista dello sci alpino delle reti di Telemonte Carlo che faceva l'avvocato, il weekend veniva prestato a Telemonte Carlo e che dopo un po' ha deciso di lasciare la carriera di telecronista, anche perché lo sci era ritornato in Rai, e tornare a fare il suo lavoro. Quindi sempre quando dicevi Diciamo, più che tornato in Rai era finito tomba, era anche per finito tomba, cui sì. no, Bruno Gattai l'ho anche fatto intervenire qualche volta quando commentavo anche lo sci alpino su Eurosport. Lui è il master, è l'esempio massimo. Lui è un avvocato di successo straordinario, è un grandissimo professionista, è stato un atleta di alto livello in quello che poi ha commentato. Cioè, lui è proprio forse il massimo, è difficile raggiungere lui, ma anche Tommaso e Clerici sono stati poi, hanno giocato a tennis a buon livello, soprattutto Clerici, poi erano uno fenomeno di statistiche, lo è, insomma, e l'altro un fenomeno nel racconto, per cui in quello che sto dicendo si può capire che questi tre esempi avevano portato avanti la loro passione, comunque, uno studio d'avvocato, l'altro il romanziere e quell'altro comunque anche organizzatore di match di pugilato. E però poi avevano questa grande forza nel raccontare gli eventi che li ha fatti diventare fuori classe. Bene, noi ti ringraziamo perché ti abbiamo rubato fin troppo tempo. Avremo occasione No, magari figurati. con l'inizio della stagione invernale più avanti, quando torneremo anche noi con questa trasmissione, di chiedere nuovamente i tuoi servigi. Intanto ti auguriamo una buona serata e una buona estate. Anche a voi, grazie, sempre un piacere. Rieccoci rientrati in diretta in quest'ultima puntata dello show di tutto il calcio blog TCB Show, la nona della serie tra l'altro. Poi, come abbiamo detto già in precedenza, ci prenderemo la pausa estiva col ritorno dei campionati in qualche modo, in qualche forma torneremo. Vi ricordo come al solito che potete seguirci attraverso i soliti canali che sono la pagina Facebook e la pagina YouTube del sito tuttoilcalcioblog.it, su sportnelweb.it e su RaiBobo. Punto it. Uno dei maggiori presenti all'interno del palinsesto di questa trasmissione è stato sicuramente il giornalista della Gazzetta dello Sport Roberto Pelucchio, a cui intanto do la buonasera. Ciao, buonasera Massimo, buonasera a tutti. Allora, cominciamo, siamo a tirare un po' le somme di questa stagione. Quando cominciamo con questo argomento, chiamo te perché con te si può spaziare su un po' tante cose. Allora, andiamo per ordine. Bell'esordio dell'Italia nel mondiale femminile. Vorrei cominciare da qui perché voglio un po' dare una carrellata abbastanza generica all'argomento nazionale. Ha mosso anche un certo dato d'ascolto, è un cambio di passo secondo me importante, come tutto il movimento avuto quest'anno, quello del calcio femminile. Una federazione un po' malandata come quella del calcio italiana potrebbe trarre qualche giovamento da questo. Da questa passione che un po' si è mossa rispetto a questa, appunto al calcio, in rosa. Direi sicuramente di sì. I dati di ascolto, secondo me, sono inaspettati, perché un esordio a 3 milioni e mezzo, contando Rai più Sky, per il calcio femminile, io non l'avrei mai immaginato. Teniamo conto che i dati di ascolto, per esempio, degli anticipi della Serie B, quest'anno sono stati nettamente più bassi del calcio femminile. Devo dire che c'è stato anche da parte di tutti i media un grande battage pubblicitario, nel senso
Sono giorni e settimane in cui, insomma, del calcio femminile si parla a tutti i livelli come probabilmente non si è mai parlato. Credo che questo sia un merito non di questa federazione, ma della tanto bistrattata federazione di Tavecchio, perché fu lui a puntare molto sul movimento femminile, fu lui in qualche modo a obbligare, tra virgolette, le società a dotarsi anche di squadre femminili. Aveva intuito un potenziale che adesso stiamo vedendo espresso poi dal punto di vista tecnico, probabilmente ci sarà da crescere molto molto di più, ma l'interesse che si sta sviluppando attorno al calcio femminile è molto alto e secondo me anche un po' inaspettato in queste dimensioni. Facendo un po' una panoramica più ampia su tutto il movimento, indipendentemente dai risultati più o meno positivi, bene la nazionale maggiore, discretamente bene, anche se un po' bistrattata dal caso della semifinale, quella under 20, secondo te, noi siamo sempre bravi a sparare sentenze così su due piedi, che abbia preso un po' una svolta rispetto al passato, che sia solo un caso, diciamo che un po' più voglia d'azzurro la si vede in giro, comunque qualche risultato torna in maniera positiva, maggiormente positiva rispetto al passato. È giusto per approfittare e correre sul ca salire sui carri vincitori, poi alla prima caduta rovinosa magari siamo di nuovo pronti a sparare sentenze, o soprattutto bisogna tutto pesare anche un po' la situazione, ad esempio se mi viene in mente la nazionale A, mi viene in mente un girone di qualificazione decisamente abbordabile. Sì, bisogna dire anche che basta il minimo successo per riportare un po' di entusiasmo, perché non dobbiamo dimenticare che arriviamo da una delusione fortissima come quella di non aver partecipato agli ultimi mondiali. E quindi è evidente che più in basso vai, poi basta poco anche per riaccendere un po' una scintilla. La nazionale di Mancini sta riaccendendo un po' la passione per la nazionale, ma devo dire che ci voleva veramente poco per farlo, perché eravamo proprio reduci da una situazione disastrosa, c'erano le macerie fino a un anno fa, e quindi è evidente che da questo punto di vista basta poco. Il calcio femminile è un'altra cosa, una scoperta, una sorpresa, probabilmente anche molte donne adesso incominciano ad appassionarsi. Il calcio giovanile, tutto sommato, ci ha sempre dato dei buoni riscontri. Quindi io direi, senza esaltarci troppo, viviamo questo momento come un momento positivo, soprattutto nel momento in cui a livello di squadre di club si parla tanto di questa Super Champions che pochissimi vogliono, ma che è un progetto che in qualche modo deve farci pensare a un calcio in netta trasformazione. Non sappiamo fra qualche anno se il calcio a cui siamo abituati ad assistere sarà ancora questo oppure sarà una cosa completamente diversa. Se apriamo la sfera di cristallo, giusto per salire sul carro dei vincitori, no, sul carro dei vincitori, scusami, sul pezzo, sull'argomento che stavi appunto affrontando adesso, possibilità di vedere questa Super Champions, io le temo comunque alte perché leggo tra le righe un possibile ipotetico accordo tra UEFA e l'Associazione dei Club Europei. Certo che, andando proprio a leggere tra le righe, fa un po' pensare che l'unico che le principali leghe votino contro, e se andiamo in Lega Calcio, in via Rossellini, addirittura l'unico a votare a favore è stato il presidente dell'ECA, cioè la Juventus, per il resto. Situazione un po' incarbugliata, che secondo me tende, e qui chiedo il tuo parere, a dividere una Lega di Serie A già complicata nel suo divenire, nel suo operare. Questa Super Champions divide non solo la Lega di Serie A, ma divide le leghe principali d'Europa, perché è evidente che questa Super Champions è ristretta a una elite e quindi alle squadre che fondamentalmente dominano i rispettivi campionati, quindi le squadre più forti hanno ovviamente interesse a fare questa Super Champions per incrementare i guadagni, che non sono soltanto i guadagni
da botteghino, ma sono guadagni di diritti televisivi, di marketing, di merchandising, cioè tutto l'indotto. È evidente che un campionato, tra virgolette, europeo può portare queste squadre ad avere un'esplosione di fatturato rispetto a quello che stanno avendo adesso. È evidente che tutte le squadre che non hanno la possibilità di accedere a questo circolo, tra virgolette, elitario, sono contrarie. Però bisogna anche pensare cosa sono diventati i campionati nazionali, perché è vero che quest'anno c'è stata l'Atalanta che è arrivata al terzo posto e quindi va in Champions ed è uno spluga grandissimo, però siamo stati abituati negli ultimi anni ad assistere a campionati già decisi a ottobre-novembre, quindi è evidente che o cresce la competitività a livello di campionati nazionali, o io credo che le grandi squadre faranno di tutto per farsi un campionato loro, e io non so se le leghe sono forti abbastanza per resistere a un progetto del genere. Cosa possono fare? Escludere dai campionati nazionali le squadre che partecipano allo Super Champions? Ma credo che cambierebbe poco, nel senso che prendiamo la Juventus ha interesse economico a fare una Super Champions, se non fa il campionato italiano, fa la Super Champions, se non fa il campionato italiano, ed è ovvio che il campionato italiano precipita di interesse con tutte le conseguenze anche sui soldi che entrano alle altre squadre. È evidente che bisogna modificare qualcosa dei campionati nazionali per scongiurare un progetto di Super Champions che al momento non è dietro l'angolo, ma insomma non vedo lontanissimo. Sì, da questo punto di vista secondo me si giungerà all'accordo che, forse mi sbaglio, tenderà a essere poi la via di mezzo per cui si concederà questa Super Champions in cambio probabilmente di lasciare i weekend quasi illibati, nel senso che penso che si arriverà a quello, non penso che la situazione più estrema che voleva i campionati nell'infrasettimanale e la Super Champions la domenica sarà realizzata. Poi vedremo, l'andazzo è quello dell'Eurolega di basket a vederla, però vedremo come andranno le cose. In tutto questo, prima di parlare di un altro argomento, ti faccio una domanda, perché con te parliamo spesso anche di diritti televisivi. Vedevo un bell'articolo la settimana scorsa del Fatto Quotidiano, se non ricordo male, che a un anno dall'esordio del nuovo duopolio televisivo Sky DAZN per quanto riguarda Serie A e Serie B, tira le somme. Le somme parlano di una diminuzione della PIL per quanto riguarda il numero di ascoltatori totali, numeri un po' fumosi, soprattutto quelli della piattaforma streaming, però. Si parla di 300-400 mila ascoltatori persi rispetto all'anno scorso e quasi 1 milione rispetto a qualche anno fa, di telespettatori, scusate. La domanda che ti pongo è molto easy. La Champions a Sky è costata un bel po' di più rispetto al triennio scorso. La Serie A più o meno l'ha pagata quanto o poco meno. Come si fa a crescere dal punto di vista dei diritti televisivi quando gli ascolti calano? Chi potrebbe decidere di investire su un mondo del genere a quelle cifre? È difficilissimo. Tieni conto che secondo me la situazione anche economica generale che c'è nel nostro paese spinge molti a non fare più abbonamenti che sono comunque abbastanza costosi. E quindi io credo che la diminuzione di abbonamenti possa essere dovuta anche a questo. Teniamo conto che se poi le piattaforme si moltiplicano e uno deve fare abbonamento a Sky, abbonamento a DAZN, abbonamento a Tizio, abbonamento a Caio, fa delle scelte e dice a sto punto sai cosa faccio? Non mi abbono a nessuno, quando interessa vedermi una partita vado al bar e me la vedo al bar. È un ragionamento molto umano, non escludo che ci possono essere delle variazioni in futuro, cioè che di sicuro il moltiplicarsi delle piattaforme non incentiva ad abbonarsi, però
Io credo che sia per Sky, per DAZN, per tutti gli operatori che lavorano sul calcio, il calcio sia ancora un grande affare. Nel momento in cui anche per loro non sarà più così, io credo che sarà difficile per le società di Serie A riuscire ad andare avanti, ad incassare questi soldi. E quindi non escludo che in un futuro sia la stessa Lega a fare quel canale della Lega che sembrava dovessero fare già l'anno scorso. E poi alla fine non hanno fatto, perché effettivamente dubito che in futuro, in un futuro immediato, si possa avere un rendimento per le società molto, molto più alto di quello che è quello attuale. A proposito, e chiudo l'argomento, poi passiamo ad altro. Io ogni volta te lo chiedo perché ogni volta la situazione precipita sempre di più. Io ricordo i bei tempi in cui c'era solo il Catania che ricorreva al TAR per l'iscrizione alla Serie B. Però, fossi ad esempio nei panni del povero Venezia, starei molto alla finestra. Che destino ha la Serie B del prossimo anno? In quanti si giocano? Soprattutto chi si iscrive? L'impressione è che siamo di fronte a un bel gomitolo difficile da risolvere e da riportare alla retta via. Ma purtroppo il problema della Serie B quest'anno, come l'anno scorso, comunque negli anni precedenti, è che le regole non vengono rispettate. Cioè nel momento in cui sappiamo che la giustizia sportiva prevede tre livelli di giudizio, non è pensabile che nel momento in cui c'è un giudizio di primo grado la Lega dica benissimo, il Palermo è stato messo all'ultimo posto. E quindi per noi è così, quindi niente play out, retrocede il Palermo, retrocedono anche le altre tre, quando poi nel regolamento c'è che in caso di retrocessione o comunque di penalizzazione di qualche squadra c'è lo scorrimento della classifica, quindi anche col Palermo ultimo in classifica ci sarebbe dovuto essere comunque un play out. Allora, noi dobbiamo arrivare al punto in cui gli interessi di parte non debbono più essere prevalenti rispetto all'interesse generale, ma le regole devono essere comunque rispettate. Se ci sono delle regole, che ci sono tre gradi di giudizio, purtroppo con i tempi lunghi che ci sono, ci devono essere i tre gradi di giudizio e i campionati in qualche modo devono tener conto di questo, ma anche chi giudica deve tenere conto che non si può arrivare alle decisioni sempre all'ultimo momento, perché la situazione del Palermo è chiara da mesi. Si poteva intervenire molto prima e fare i processi in tempi utili. Questo ormai non avviene mai. Si trovano situazioni bizzarre per cui un anno i giudizi del giudice della disciplinare piuttosto che della Corte federale vengono poi scontati sulla stagione successiva, anni in cui invece vengono scontati sulla stagione in corso, come il caso di quest'anno. Cioè non può funzionare che a seconda degli interessi si cambiano le regole, ci devono essere delle regole chiare, altrimenti il campionato è falsato, diventa una, tra virgolette, una truffa. E quindi tutti sono legittimati a dire scusate, ma perché io devo andare a vedere un campionato che si decide a tavolino? E quindi poi ci si spiega perché la gente non va allo stadio, non si abbona alle televisioni, non guarda le partite. Sì, qui c'è ad esempio, giusto per dare un attimo il polso della situazione, in teoria le squadre l'anno prossimo dovrebbero essere 20 o vediamo quante saranno, perché anche sul format di sicuro, di certo c'è che a oggi, quando manca l'ultimo grado di giudizio per il Palermo, che penso però non sarà così gravativo da farla retrocedere, c'è la situazione del Palermo e se vale viene su anche del Trapani che è messo in mora dai suoi giocatori, quindi bah, non so, fa per quanto ridere soprattutto rispetto a certe tifoserie che si sono viste quest'anno retrocesse in maniera più o meno appunto aderente rispetto alle regole. Se vogliamo tirare le somme della stagione invece radiofonicamente parlando, ti chiedo intanto, a noi è gasato tantissimo questo Giro d'Italia. Sappi che ne abbiamo parlato anche l'ultima trasmissione in cui tu non c'eri, l'idea addirittura delle telecamere sulle moto per i due radiocronisti in moto è tanta roba, poi c'è stata la chiusura molto
molto toccante con l'addio di Emanuele Dotto. Una stagione che ha patito tantissimo le difficoltà dovute alla situazione del calcio spezzatino, ormai brodo, non neanche spezzatino, che però tutto sommato ha portato a casa qualcosa. Forse l'unica pecca, notavamo con i nostri colleghi, il personale qui si sta restringendo quando magari un canale come Radio Uno Sport richiedeva qualcosa in più. Che ne pensi di questa stagione, radiofonicamente parlando? Guarda, la radio è sempre una sicurezza, c'è cioè un po' l'approdo a cui arriviamo tutti quando siamo stanchi di guardare la TV. Giù d'Italia molto molto bene, anche perché è fatto da persone che comunque hanno una competenza, poi è seguito sempre in modo massiccio. C'è sempre una copertura che la RAI ha sempre garantito molto molto efficiente. È un piacere ascoltare, se uno in macchina ascolta il Giro d'Italia alla radio è un piacere. Il calcio paga ovviamente lo spezzatino, e su quello non ci si può fare, non ci si può fare molto. Effettivamente si restringono, cioè con l'appensionamento di Emanuele Dotto, praticamente la seconda generazione, o la terza generazione, se vogliamo considerare la partenza della storia della radio, terza o quarta, insomma, comunque la generazione di Dotto, dei Cucchi, dei Gentili, si è un po' esaurita. C'è una nuova generazione, il ricambio è molto lento, ma è molto lento. Perché non c'è più un grandissimo reclutamento, cioè, noi ricordiamo i tempi degli anni 80 e degli anni 90, si seguivano le gare di sci, le gare di basket, le gare di pallavolo, con un grandissimo dispendio di energie di personale. Adesso, tranne i soliti avvenimenti, non si va ad ampliare il panorama. Questo perché anche si deve attingere dalle sedi regionali, non c'è, le assunzioni sono sempre un po' particolari, è difficile fare nuovi ingressi. Insomma, credo che si abbia a che fare con la coperta corta e che quindi Filippo Corsini, rispetto ai suoi predecessori capi, sia costretto un po' a fare le nozze coi fichi secchi certe volte. E quindi è difficile in questo momento, credo, pretendere molto di più. Certo, con il canale digitale, come dicevamo altre volte, la speranza di quelli che ascoltano come noi la radio, sarebbe quella di avere, molte novità in più, cioè collegamenti, interviste, raffica, radiocronache di moltissimi eventi. Ma devo dire la verità che con l'esiguità delle forze che ha Corsini, credo che sia difficilissimo riuscire a pretendere molto di più di quello che stanno offrendo, onestamente. Sì, e tutto sommato, rispetto agli albori, dobbiamo sempre notarlo, ne parlavamo anche con te l'ultima volta, qualcosa si è mosso, un po' di radiocronache dal tubo, comunque quindi da remoto, non dal luogo dell'evento, di sport che non avevo mai visto spazio. Abbiamo sentito il biathlon quest'inverno, una copertura del tennis laddove l'evento poi è in loco molto buona, addirittura qui matita rossa, quindi molti complimenti. Venerdì il palinsesto di Radio 1 era occupato, scusate, ieri lunedì il palinsesto di Radio 1 era occupato dalla musica, perché verso l'estate poi Zona Cesarini perde qualche colpo o almeno qualche puntata, e Radio 1 Sport ha mandato in esclusiva la finale di gara 1 di basket. Siamo un po' migliorati da questo punto di vista e Sì, quindi. da questo punto di vista avere un altro canale è fondamentale. Dico anche che, da quanto avevo saputo io, si stava anche pensando di vedere se c'era la possibilità di mettere Radio 1 Sport non solo sul digitale, ma anche in modulazioni frequenza. Credo che la RAI non possa farlo perché ha tutti i canali occupati, però teniamo conto che se ci fosse quel canale anche su una modulazione di frequenza,
ci sarebbero molte più possibilità di essere ascoltati e molto più possibilità di magari allargare un po' il campo d'azione rispetto al digitale, almeno fino a quando il digitale andrà anche sulle autoradio, nelle case, insomma, in modo più sviluppato di quanto è adesso, un po' come all'estero, nei paesi nord europei. Però voglio dirti, sì, il palinsesto è molto migliorato rispetto a un anno fa, quando c'è stato l'esordio. Il problema della RAI, che purtroppo non è risolvibile, magari perché il servizio pubblico sarebbe di poter utilizzare dei radiocronisti, tra virgolette, a gettone, cioè non dipendenti della RAI, ma radiocronisti bravi che possono essere dislocati a seconda degli eventi e quindi pagati per l'evento a gettone. Quindi se non fosse servizio pubblico probabilmente si potrebbe fare e quindi si potrebbero seguire molti, ma molti più eventi. La RAI non può farlo perché la RAI deve impiegare soltanto giornalisti assunti e quindi quello che Diventa un frena un problema. po' lo sviluppo, secondo me. Sì, per intenderci un po' la struttura con cui lavora DAZN, con delle voci a gettone o DAZN, quasi. Sky, loro lo fanno moltissimo, possono farlo perché ovviamente sono enti privati, nessuno lo impedisce, cioè come i giornali che oltre ad avere gli assunti hanno dei collaboratori. La RAI, in quanto servizio pubblico, ha delle regole ben precise e deve stare entro quel recinto, ma pensiamo cosa potrebbe fare quel canale digitale. Se si potessero prendere persone a gettone, anche esperti di certi sport che non sono facilmente raccontabili alla radio, Concordo, concordo in sarebbe pieno. stato molto. Un'ultima domanda prima di salutarci. Accennavi prima al rivederci di Emanuele Dotto, abbastanza commovente, se devo dirlo. Ovviamente questi argomenti sempre poi, io parlo un attimo in palese conflitto di interessi, poi muovono un certo interesse anche nei confronti del nostro sito, che ha dei picchi di ascolto non indifferente, parallelamente ai video che pubblichiamo di questi momenti molto particolari. L'impressione è che rispetto agli ultimi addii, mi viene in mente Ugo Russo, Tonino Raffa, mi viene in mente Riccardo Cucchi, l'addio di Emanuele Dotto se n'è andato con quello stile che poi è lo stile di Emanuele Dotto, molto silenzioso, molto pacato, anche un po' scanzonato se vogliamo parlarne. Ha fatto molto ridere, devo essere onesto, la coppia con Martinello Dotto al Giro d'Italia, tanto che se, sempre per le politiche Rai, non ci fosse il vincolo, magari lo ripescherei come opinionista per il prossimo anno, perché l'idea era molto riuscita. In breve, appunto in qualche parola, che cosa può insegnare ai radiocronisti di adesso lo stile di Emanuele Dotto? Apro e chiudo parentesi, oltre al fatto che io, se dico un decimo, non è un undicesimo, è solo grazie a lui. Guarda, ti devo dire la verità, grandissimo professionista lui, un grandissimo generoso perché, come ha detto lui più volte, tranne il motociclismo ha coperto in questi anni tutti gli sport possibili e immaginabili, ha coperto le conduzioni da studio, si rende simpatico, Ha fatto ironico, Sanremo. è competente, ha fatto Sanremo, cioè voglio dire, si è fatto voler bene. È uno che credo sia difficile trovare qualcuno che gli voglia male Emanuele Dotto. Dopodiché è evidente che è uno stile il suo un po' superato rispetto alla modernità attuale dei commenti, cioè ogni stagione, ogni generazione ha il suo stile. Ovvio che negli anni 40-50 si parlava in un certo modo, negli anni 60-70 si parlava in un altro, negli anni 80-90 in un altro ancora. Adesso siamo arrivati a un modo di raccontare le partite e gli eventi sportivi in un modo un po' diverso, e non ce n'è uno migliore dell'altro, perché se tu vai a sentire certe radiocronache di Ciotti o di Ameri o di Zavoli o di Crapezzi o
o di Gagliano sono figure di radiocronache, sono però fatte con lo stile del periodo. E io credo che in questo momento qua il più moderno di tutti sia Francesco Repice, che può piacere o non può piacere, ma è quello che più incarna la modernità del racconto alla radio, e le generazioni nuove vogliono quel tipo di racconto. Poi anche Emanuele Dotto piaceva ancora, però mi rendo conto che poi i tempi cambiano, non resterei troppo ancorato al passato. Lui ha fatto la sua bellissima carriera che noi tutti abbiamo apprezzato. Credo che neanche per lui convenga molto continuare a cercare di andare avanti con delle collaborazioni che magari lo mortificano anche un po'. Io lo voglio Cioè, solo a ha giro, lasciato. sappilo. La mia è una richiesta Sì, ma espressa. come ospite, credo che, voglio dire, non ci sarebbe nulla di male, però è giusto anche che si dia la possibilità ai più giovani di avanzare. Io ricordo molto bene, e poi concludo, nei primi anni 90, quando andarono in pensione Ameli e poi andò in pensione Ciotti, che Luigi Coppola, che era il capo della redazione sportiva, fece di tutto per fare in modo che questi santoni alla fine non andassero più avanti con dei contratti. Perché? Perché avrebbero tolto la possibilità di esprimersi ad alti livelli i vari Cucchi, Gentili, quelli la generazione successiva. E credo che fosse giusto anche così, nel senso che effettivamente non puoi pensare che uno di 30, 35, 40 anni poi stia lì ancora ad aspettare ad emergere, quando c'è 50, 55 anni, perché intanto facciamo andare avanti i 65 anni, 70 anni. Quindi è giusto anche che vadano avanti un po' le nuove generazioni, senza rimpianti, perché come dicevo, ogni generazione ha il suo stile e deve andare avanti con quello. Concordo, mi permetto solo di dire, perché di queste 9-10 puntate che abbiamo fatto del nostro show ci è rimasta stampata una cosa, sentendo Manuel Codignoni, ad esempio, forse però l'aver rallentato un pochino i ritmi, che magari sono più accelerati e più dinamici di questo periodo, secondo me è una moneta che a lungo termine pagherà. Questo ne sono convinto. Ho notato in alcune voci di Radio 1, nella fase attuale, una volontà magari di non urlare o di non esaltare all'inverosimile anche il momento topico di gioco, e forse questa è una moneta che ritengo pagherà. Bene, abbiamo tirata lunga, Roberto, a me non resta che ringraziarti, augurarti una buona estate. Sai che quando torniamo, penso a settembre con l'inizio del campionato, sarai puntuale a raccontarci. Secondo me patiremo una bella estate dal punto di vista sportivo con qualche pensiero di troppo, ma vedremo poi come si svilupperà. Intanto ti ringraziamo anche per aver partecipato a tutte le nostre puntate, ci sentiamo prossimamente. Buona serata. Buona serata a voi, ciao ciao. Sulla pagina Facebook di Radio 1 e Radio 1 Sport potete fare le vostre domande in diretta a Silvia Martino. Non c'è più? No, sì, no, ancora, ma finiamo così? no, non finiamo così. Dobbiamo salutare tutti gli amici che hanno collaborato a questa trasmissione: Sergio Ciani, Danilo Ambra, Luciano Pecoraro, Stefano Silvestri, Roberto Speranza, indispensabile come un turbo, Luca Trentin, Vincenzo Vitale, Mario Conti, Andrea Russo, da Silvio Martinello, Antonello Brughini, Manuel Codignoni e di Emanuele Dotto. L'augurio di una buona serata, e fatemi dire qualcosa, se no magari mi commuovo. Questa che ho tentato di fare è stata l'ultima radiocronaca dopo 39 anni e mezzo di Rai. Grazie a tutti, particolarmente a Roberto Bortoluzzi, Marco Martegani, Cesare Viazzi, Ezio Luzzi, Massimo De Luca e Riccardo Cucchi. Un po' di emozione, ma ci può stare, va?
Fai emozionare anche sì. Dai, stai facendo grotto. Emozionare anche noi, allora siamo tutti qua. Bene, con questo colpo di carambata torniamo in diretta, sono le 22:15 di questa ultima puntata del nostro TCB Show. Quello che avete sentito era lo spezzone che abbiamo estratto dall'ultima radiocronaca di Emanuele Dotto durante l'ultimo Giro d'Italia, finito 2 settimane fa in quel di Verona. Noi diamo intanto la buonasera ai miei due ospiti, quelli standard, quelli che si sono fatti tutte le puntate di questo show. Comincio in ordine casuale dal nostro Francesco Del Giudice. Buonasera Francesco. Buonasera Massimo, questa sera in versione TCB Show, essendo l'ultima puntata. Assolutamente sì. Invece saluto anche il nostro Stefano Stradotto. Buonasera Stefano. Ciao Massimo, ciao Francesco, mi scuso per i rumori di fondo, innanzitutto siamo in versione estiva all'aperto. Assolutamente sì, il caldo qui batte e vince sovrano. Sì. Con questa carambata vorrei cominciare a parlare delle lacrime che ovviamente abbiamo versato 2 settimane fa, col magone. Io dicevo prima in un'imprecente intervista, anche nello stile di Emanuele Dotto, senza troppi fronzoli, senza troppi, in maniera pacata, come sappiamo essere lui e essere il suo modo di raccontare. Se vi chiedo un commento, cominciamo da Stefano. È stato un addio che forse ha più impressionato per la commozione di Martinello, e ribadisco il mio dispiacere per aver potuto fruire solo un anno di questa coppia. Stefano. Sì, indubbiamente è stato un momento commovente, confesso anch'io senza vergogna di essermi commosso, perché comunque sia avevamo avuto già modo di dirlo nelle precedenti puntate, nelle precedenti settimane. Con l'addio di Dotto si chiudeva e si è in effetti poi chiusa un'epoca, e per cui era un momento che attendevamo e che sapevamo sarebbe arrivato, però nel momento poi in cui si è manifestato in diretta è stato abbastanza forte. La commozione di Dotto forse era prevista, quella di Martinello anche lui poi stesso ha ammesso di non essersi mai commosso, ad esempio neanche al momento della vittoria dell'oro olimpico, e si è commosso per l'addio di Dotto. Indubbiamente sì, il discorso poi relativo al Giro è stato, diciamo, un suggello meraviglioso alla carriera di Dotto, perché poi ha trovato appunto in Martinello questa spalla che ha esaltato le sue ultime radiocronache come meglio non avremmo potuto sperare. Il rammarico, come dicevi tu, di avere schivi solo per 3 settimane, quando invece sarebbe stata una coppia da godere per anni. Per cui si è chiusa un'epoca, e anche a livello personale, ecco, sempre ovviamente in ambito delle nostre storiche rubriche, ad esempio il blob, devo dire, da ormai 8 anni che va avanti, ha avuto in Dotto il principale fornitore, diciamo così. Per cui, e preannuncio per la settimana prossima, in coincidenza proprio della data della pensione, che sarà il 21 giugno, una sorpresa, e non aggiungo di più. Ci hai fatto pure lo scoop, come diceva Aldo Biscardi. Molto bene, ottimo a sapersi. E tra l'altro io continuo a avanzare la candidatura della coppia Martinello Dotto anche negli prossimi anni, come ospitata almeno randomica all'interno del Giro. Un parere anche da Francesco Del Giudice. Francesco. A proposito di ricordi personali, io sono ascoltatore dal 98, come ebbi modo di dire durante la prima puntata, e la voce di Dotto è stata sempre una delle più riconoscibili personalmente, l'associo ad episodi ben circostanziati anche da un punto di vista personale, privato, quindi lascio intendere cosa voglia dire anche a livello emotivo, cosa rappresenti questo pensionamento che tutti temevamo e lo avevamo cominciato a... Personalmente quando Delfino lasciò io accennai a questa coincidenza temporale, perché nel stretto giro di posto si sarebbe verificato un altro addio di quelli pesanti, e così è stato. Purtroppo si è chiusa un'epoca, lo diceva giustamente Stefano, l'abbiamo detto anche in precedenti puntate, è sempre una frase fatta ma è la pura verità. Devo dire che realizzeremo ciò che è successo soltanto, credo, a partire dalla prossima stagione, da settembre. Chiudo sull'aspetto vincente, cioè la coppia che è stata vincente, la coppia Dotto-Martinello sicuramente,
una coppia che appunto è durata molto poco, ma che speriamo tutti, secondo me, con buoni motivi di ottimismo, di risentire, perché è prassi di Radio Rai quella di richiamare voci storiche del ciclismo, vedi alla voce Ferretti, quindi sono sicuro che a partire dalle prossime occasioni verrà richiamato in causa il buon Emanuele, sia magari al telefono che come ospite presente sul posto. Voglio sperare che sia così. Bene, perfetto, concordo con le vostre parole. Lascio un altro spazio audio per cambiare argomento. In sostanza la capitale dello Champagne nel nord della Francia, a un'oretta da Parigi. Stiamo ancora attendendo la battuta del calcio d'angolo, cammina a destra, attenzione, palla tesa, nell'area di rigore, il raddoppio dell'Italia ancora un'altra volta con Girelli, un tocco sporco nell'area piccola, ha toccato e deviato sul primo palo una compagna, palla che è rotolata dalle sue parti. 25esimo, Italia 2 Giamaica 0, ancora una doppietta, quella che se avete appena sentito è il secondo gol con cui l'Italia ha battuto la Giamaica. Stiamo parlando dei mondiali di calcio femminile che ci stanno entusiasmando. Io approfitto, prima che mi dimentichi, perché oggi è anche un po' di ringraziamenti, di ringraziare Marco D'Alessandro e i suoi canali M4M, una pietra miliare di questo del nostro sito con le sue produzioni. Due domande ai miei esimi colleghi. Cominciamo dal dire: ah, ci picchia che Italia, noi pensavamo di far fatica a passare il primo turno, alla seconda partita siamo davanti al Brasile e all'Australia e siamo già qualificati agli ottavi. Ora non esaltiamoci, perché arrivare in fondo sarà praticamente impossibile, e qui mi gioco parte dei miei pochi risparmi, però assolutamente che grande Italia femminile, che qualche passo lo ha fatto e questo ci inorgoglisce, e che grande, mi permetto, accoppiata nazionale, cioè Carmignani Meini, forse con un Carmignani che tende a moderare gli entusiasmi di una Meini evidentemente in grande spolvero. Stefano. Sì, indubbiamente sì, innanzitutto la coppia funziona probabilmente, ecco, ne parlavo con un altro nostro comune amico e ovviamente anche firma del sito, Alessandro Atti, proprio oggi pomeriggio. Dicevamo che forse non sarebbe stato poi così male ascoltare la Meini da prima voce, nel senso, forse con un po' più di coraggio si sarebbe potuto anche provare questo esperimento, perché mi sembra veramente in palla. Detto questo, sì, il mondiale sta sorprendendo per ora, sta entusiasmando. Devo dire, si vedono partite più divertenti, a mio parere, per quello che ho visto finora rispetto al calcio maschile. Almeno questa è la mia impressione. Più divertenti, perché probabilmente c'è un meno tatticismo esasperato, ci sono magari a volte, soprattutto quando giocano determinate nazionali, ma più errori, e quindi il divertimento è dato anche magari da una certa confusione che a volte si crea, ma nel complesso mi sembrano incontri molto molto godibili. L'Italia sta sorprendendo indubbiamente, la qualificazione è stata con un turno d'anticipo, non era nelle previsioni. E diciamo che si è poi costruita sempre all'ultimo minuto con la vittoria in extremis sull'Australia e con la vittoria in extremis della stessa Australia in rimonta sul Brasile, clamorosa, da 0-2 a 3-2. Per cui adesso vedremo come potrà andare avanti. Tutto sommato i pronostici hanno già iniziato a sovvertirli in queste prime partite. Vedremo, come dicevi tu, non bisogna montarsi troppo la testa, non bisogna caricarsi eccessive aspettative, però a questo punto la cosa può essere anche fattibile, quella di andare magari ulteriormente un pochino avanti. E devo dire, appunto, applauso anche a Radio Rai, perché sta mandando in onda le radiocronache sul canale principale, non solo su quello digitale, quindi è un trattamento assolutamente paritario, equiparabile quasi, almeno nella cronaca della partita in sé per sé, a quello di un mondiale maschile, quindi questo è sicuramente un ulteriore passo avanti. Francesco? Sì, aggiungo che l'essere partiti sotto traccia è stato un bene fino a questo momento, perché un'Italia forse non considerata nel gota, anche perché non lo è di fatti, nel gota del calcio femminile internazionale, ha potuto beneficiare dell'effetto sorpresa, specie contro l'Australia. Adesso la prova con la Giamaica era tutto sommato relativamente poco attendibile, però l'incontro con il Brasile sarà la prova del 9. Speriamo che venga fuori una partita anche interessante da un punto di vista tecnico. A quanto diceva Stefano, sottoscrivo tutto, però vorrei fare un appunto.
forse le 24 squadre sono un po' troppe, non so cosa ne pensate, perché laddove il livello è così sbilanciato, 24 squadre non aggiungono molto da un punto di vista prettamente competitivo. Sono un po' a volte folcloristi, ma questo è un discorso che alla fine si è fatto anche con i mondiali maschili a 32, è un discorso simile. Per quanto riguarda l'aspetto della copertura radiofonica, mi voglio assumere il merito di aver preconizzato la spedizione in Francia di Carmignani. Io avevo vaticinato uno tra Carmignani e Graziani, uno della redazione, però ancora non uno dei grossi calibri, benché siano il buon Carmignani sia in rampa di lancio. Se la sta cavando decisamente bene, egregiamente. Forse quello che diceva Stefano, il mancato coraggio nel rischiare la Meini, potremmo anche ascoltare magari in occasione della terza partita, che una partita che si gioca con l'Italia già qualificata, una cronaca, come dire, paritetica, con due voci sostanzialmente. Adesso vedremo poi, onestamente, la scelta già di una doppia voce per la nazionale femminile, una copertura, lasciando magari più spazio appunto in cronaca alla Meini, potrebbe essere una soluzione così sperimentale, ma non così peregrino. Vedremo poi per giudicare. Concordo anche per quanto mi riguarda sul mondiale a 24, si è visto un 13-0, quindi una Stati Uniti-Thailandia, se non ricordo male, è abbastanza discutibile. Con nove gol di una stessa giocatrice. Assolutamente sì, e la gran parte nel secondo tempo. Sì, effettivamente quello fa molto Olimpiade più che il mondiale di calcio, ma d'altro canto ricordiamoci che il mondiale era un po' più ristretto, e se l'Italia ha i mondiali anche per quello, per aver allargato un po' le maglie e la ridistribuzione delle regioni. Prima che mi dimentichi, colgo l'occasione per salutare il nostro Alessandro Atti, altra pietra miliare di questo sito, insieme a Luca Anzanello e Fabio Stellato, che hanno fatto parte di queste trasmissioni. Io vi ricordo che dopo questa puntata ci fermeremo, salvo sorprese, quindi salvo qualche novità o qualche incursione, per poi darci appuntamento a settembre, fine agosto, inizio settembre. Però prima che mi dimentichi, avevo preparato un altro pezzo per chiudere l'argomento precedente, che vi faccio ascoltare e poi su cui poi giudichiamo. Sempre Emanuele Dotto protagonista. Passare alla rubrica di pallanuoto, un saluto a tanti amici che ci scrivono al 335-699-2949, ricordo Lele Pinto, Luca Aleatti, Fabio Stellato e Marco D'Alessandro. Grazie e continuate. Eccoci qua, l'avete capito che era una citazione, un'autocitazione. Questo era Emanuele Dotto, correva l'anno 2012, 7 di marzo, e un po' di citazioni ogni tanto ce l'avevamo in quel periodo, poi i rapporti hanno avuto qualche complicazione in più, ma non importa, siamo sempre qua e ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti. Vorrei tirare con voi un po' la linea a questa stagione, quando ormai alla fine mancano pochissimi appuntamenti per quanto riguarda almeno intanto la parte radiofonica. Manca infatti solo l'Europeo Under 21, che comincerà domenica per lo più in Italia. Giuseppe Bisantis e Claudio Sala da studio, almeno in questa prima fase, per la copertura delle partite dell'Italia su Radio 1. Non sappiamo ancora se il resto delle partite o una parte di esse verrà coperta da Radio 1 Sport. Tirando le somme, ne abbiamo già parlato in corso delle precedenti puntate, una stagione che per quanto riguarda tutto il calcio ha patito qualche difficoltà. Meglio la copertura, soprattutto dall'inizio dell'anno, di Radio 1 Sport, che ha permesso di vedere delle novità all'interno delle radiocronache più o meno standard. Qualcosa si può mettere a posto. Ricordiamo che anche la prima stagione senza Riccardo Cucchi alla direzione è la prima stagione per intero di Filippo Corsini. Alcune scelte decisamente valide. Ricordiamo che hanno dispari questo. L'anno prossimo arrivano le Olimpiadi, arrivano gli Europei. E arriva, e ne parlavamo prima con il nostro Roberto Pelucchi, anche un po' troppi eventi rispetto al quantitativo di materia prima, cioè di manodopera, che poi dovrà raccontarlo. Tutto sommato, però, mi permetto di dire una stagione più che positiva. Un vostro parere, cominciamo stavolta da Francesco. Beh, una stagione con luci ed ombre. Partiamo dagli aspetti positivi. Il decollo lento ma progressivo di Radio 1 Sport, l'ingresso in squadra di Piccinelli, un ingresso assolutamente positivo e che promette ulteriori migliorie in occasione della prossima stagione, la crescita di, appunto, come dicevo prima, Carmignani,
e le voci emergenti, per così dire, che ormai emergenti non sono più. E tutto sommato anche l'ingresso di impianto a stadio di alcuni cronisti regionali che si sono confermati degni di far parte di questa trasmissione che rappresenta per molti cronisti delle sedi notarie un punto di arrivo straordinario, una medaglia alla carriera. Per quanto riguarda gli aspetti meno positivi, devo dire alcune scelte, soprattutto nella compilazione delle scalette, delle puntate di Tutto il Calcio, non sempre mi hanno convinto, questo è un parere personale naturalmente, non metto becco nelle decisioni relazionali, a volte ho riscontrato una volte scarsa flessibilità, per così dire. È un aspetto che non mi ha convinto. Questo, anche in questo caso è un giudizio personale, la nouvelle vague di Zona Cesarini. Dove per nouvelle vague suppongo tu intenda la copietta che... L'aspetto, la trasformazione in programma pop. Supponevo. Che modo molto democratico di raccontare. Sì, volevo. Sì, concordo. Decisamente la voler mettere un po' troppa musica e togliere un po' di spazio allo sport e ovviamente un affiancamento. Ma soprattutto gli approfondimenti è delle chiavi di lettura che Ruggeri da solo riusciva a dare. Concordo. Stefano? Sì, ecco, su quest'ultimo aspetto penso poi pesino purtroppo scelte dai piani alti, ma molto alti, ecco, quindi lì purtroppo c'è poco da fare, ma condivido poi l'opinione sulla resa in onda che ci sottoponeva Francesco. Per quanto riguarda un po' un bilancio complessivo, sì, insomma, innanzitutto questa carenza d'organico in vista degli eventi che si moltiplicheranno nella prossima estate, che sottolineavi tu, Massimo, magari bisognerà anche andarla un po' a colmare, perché c'è da aspettarsi, secondo me, durante la stagione prossima, magari già da settembre in poi, qualche ulteriore innesto, perché in effetti si rischia di spremere troppo qualcuno nello stesso periodo dell'anno prossimo, per cui già da settembre probabilmente qualcosina potremo anche ulteriormente ascoltare in quanto a novità in onda. Per quanto riguarda il resto, sì, l'abbiamo detto più volte, la stagione in sé per sé, per quanto riguarda proprio tutto il calcio minuto per minuto, è stata faticosa. Diciamo che c'è stata la chiusura dell'ultima puntata che ci ha un po', almeno parzialmente, risarcito, perché credo sia stata una ultima giornata di campionato forse tra le migliori dell'ultimo decennio a livello radiofonico, a livello di scaletta. Ne parlavamo, penso, proprio con Francesco, anche in privato. Ci chiedevamo da quanto tempo non si sentissero nella stessa scaletta quelle che sono considerabili a livello di gerarchia le prime cinque voci. Abbiamo una scaletta dell'ultima puntata con Scaramuzzino, Repice, Barchesi, Bisantis e Fortuna, tutti l'uno dopo l'altro. E questo, insomma, Francesco mi confortava anche con la sua proverbiale memoria storica, forse una ventina d'anni o giù di lì. Ecco, quindi diciamo nell'ultima puntata un risarcimento all'annata più difficile, più complicata in assoluto per tutto il calcio è arrivato. E vedremo poi, insomma, l'anno prossimo a livello di orari le cose rimarranno uguali e per cui bisognerà continuare a stringere i denti e a fare di necessità virtù. Ricordiamo, mi permetto di fare alcune sottolineature rispetto a quanto detto in precedenza. Sì, concordo in pieno, c'è da considerare che l'anno prossimo dovrebbe essere una scelta di giorni, la Rai potrebbe perdere i diritti della Champions League per quanto riguarda la TV e quindi questo avrebbe conseguenza di nuovo il buco sul Napoli, che è un buco nero secondo me rispetto poi ai motivi che l'hanno portato. Per chi non lo sapesse, allo stato attuale dei fatti il Napoli non va su Radio 1 Rai, in quanto negli eventi in cui la Rai non è in possesso dei diritti radiofonici il Calcio Napoli fa un po' di ostruzione nei confronti della Rai in luce di un vecchio contenzioso sui diritti della library storica, appunto, del Calcio Napoli. Questo per capirci. Poi ho notato anche l'ardore di Francesco Del Giudice nella questione delle scalette, perché so benissimo che poi quando vedi le scalette e hai fatto la pronostico su Totocronista diventa sempre un problema accettare la dura realtà.
scelta. Ma sai cos'è Massimo? Posso intervenire? Sì, vai. Credo che stavo scherzando. In virtù del frazionamento esasperato che ha portato a questo calendario a coriandoli, citazione di Gianfranco Coppola, la ribadisco, e a quel punto credo che lo schema a cui lo stesso Corsini mi sembrava legato durante la sua prima stagione da caporedattore, ovvero lo schema classico con più di una voce, una prima voce fissa e poi due o tre voci della redazione centrale sui campi a seguire, questo schema credo che personalmente lo sottoporrei a una certa revisione, perché se la seconda partita in collegamento diretto non è di primo ordine, a quel punto forse è il caso di giocarsi una carta regionale, tanto più che i regionali, appunto, come abbiamo detto prima, sono ampiamente integrati in trasmissione. Concordo, poi qui lì ci sarà da capire, c'è anche un problema sui regionali, soprattutto su alcune zone, quindi vedremo poi di capire l'anno prossimo. Sperando che Del Vecchio non ci lasci. E Del Vecchio ci lascerà a novembre, a quanto mi risulta, quindi penso che racconterà l'esordio del Lecce in Serie A, per poi però dover lasciare, a quanto risulta, a il nostro Aleatti informatissimo a riguardo. Parliamo velocemente, ricordo anche, e poi chiudo la parte radio, che quest'estate poi comunque, oltre al calcio estivo poco coperto di solito da Radio Rai, ma soprattutto ci sarà il Tour de France, ci sarà la Formula 1, c'è il Moto Mondiale, gli eventi standard sono sabato e domenica sport, c'è poi da mettere in conto un mondiale di nuoto e un mondiale di atletica, che però secondo me sono fuori dal periodo standard, perché l'atletica secondo me è in Qatar, il mondiale comunque è in altri lidi, quindi fuori un po' dalla stagione prettamente estiva come era caratterizzato in passato. Velocemente parlando invece di un po' di calcio giocato o non giocato, c'ha un po', come si dice, riavvicinato alla nazionale italiana questo mese di giugno. Il calcio femminile è una sorpresa e lo lasciamo momentaneamente da parte. Il buon e sfortunato cammino dell'Under 20 e soprattutto la nazionale di Mancini, che onestamente quando stavamo sentendo Repice raccontare lo 0-1 martedì a Torino contro l'Allianz, all'Allianz Arena contro la Bosnia, siamo tornati indietro a San Siro di 2 anni fa. Questa nazionale che, vabbè, complice un girone abbastanza altalenante, ma scusate, abbastanza di livello basso, dovrebbe farcela qualificarsi all'Europeo, il cui esordio tra l'altro in casa a Roma, non dico che ci faccia sperare l'inverosimile, ma almeno di tornare a competere nelle zone in cui siamo abituati a vederla. Stefano. Sì, assolutamente, direi che la crescita dell'Italia di Mancini è andata oltre le più rose aspettative, quantomeno nella tempistica, nel senso che in meno di un anno mi pare i progressi siano stati evidenti. Mancini ha puntato giustamente sulla qualità che il calcio italiano propone attualmente, che non è ai massimi livelli, ma che insomma, nel momento che ce l'hai a disposizione devi metterla in campo tutta, a mio parere, ed è quello che ha fatto. Ha dato una mentalità offensiva alla squadra, insomma, ha sistemando le cose in maniera molto pratica, ma al tempo stesso efficace, per quello che poi è l'obiettivo che ovviamente adesso è la portata, ma che alla vigilia dopo la mancata qualificazione al mondiale poteva anche essere uno stauracchio quello della qualificazione agli europei dell'anno prossimo, per cui i progressi sono stati abbastanza netti e quindi sicuramente si aprono degli scenari positivi per il proseguo, anche in virtù del fatto, appunto facevi la considerazione relativa al mondiale Under 20, di una crescita anche nel settore giovanile, delle nuove generazioni, che anche lì adesso la sperimenteremo, la verificheremo anche in ottica europea Under 21, però sembra anche lì, soprattutto a livello di talento, perché poi è quello che è mancato in questa generazione appena passata o che è ancora attualmente in campo, che ha mancato la qualificazione al mondiale. Ecco, questi innesti giovani di talento sembrano poter invertire la rotta. Vedremo dopo l'Under 21, il mondiale Under 20 è stato sfortunato per come è finito in semifinale, con quel gol annullato tramite VAR. Mi permetto di aprire una parentesi sul VAR utilizzato in questa maniera, insomma, si arriva ad avere un regolamento del calcio che a mio parere si avvicina più a quello del basket che non a quello del calcio che conoscevamo fino ad oggi.
ma questo insomma è un mio pensiero, immagino. Io onestamente mi permetto, sì, qui ti do completamente ragione, faccio prima una correzione perché ho la mia ombretta Conti che è Aleati, che mi precisa le cose da regia. I mondiali di atletica sono a fine settembre in Qatar, quelli di nuoto sono, dovrebbe essere agosto, comunque è un periodo standard, in Sud Corea, quindi a orari anche abbastanza complicati per delle dirette, soprattutto la Corea del Sud. Sul VAR sono pienamente d'accordo, io sto guardando molto attentamente i mondiali di calcio femminile e non ho mai visto una quantità di rigori ribattuti su decisione del VAR perché il portiere si muove prima. E a me, compreso la fase, nel caso del mondiale del 21, la fase dei calci di rigori per la decisione poi della qualificazione, ma rimango un po' perplesso. Onestamente non pensavo prendesse questa piega, ho perso l'entusiasmo iniziale. Torniamo però a parlare di nazionale con Francesco Del Giudice. Sì, vorrei fare un'osservazione sul girone, Massimo. Tu facevi notare giustamente che non si tratta di un raggruppamento particolarmente selettivo, e ci siamo, però vorrei fare anche osservare che in base al format si qualifica non solo la prima squadra ma anche la seconda, e addirittura le terze fanno, credo tutte le terze o comunque quasi tutte le terze faranno dei playoff, giocheranno gli spareggi. Quindi non qualificarsi a questi europei per una nazionale di prima fascia come o anche di seconda come magari può essere l'Italia di questi tempi è davvero qualcosa di quasi fantascientifico. Cioè non arrivi con questo format l'Italia si sarebbe qualificata al mondiale, perché il mondiale abbiamo perso in quanto arrivati secondi in un girone con un avversario, un competitor molto qualificato come la Spagna. Ora noi siamo una nazionale di prima fascia, lo siamo in virtù dei sorteggi, quindi per una nazionale di prima fascia, insomma, stando così le cose, non qualificarsi per l'europeo, attenzione, che è meno selettivo per quanto riguarda la fase eliminatoria del mondiale, è proprio... al di là dell'inaccettabile, insomma. Quindi direi che per quanto riguarda la qualificazione dobbiamo stare tranquilli, ma avremmo dovuto essere a prescindere, perché a meno di non incontrare la Germania, che se non sbaglio è nel gruppo delle squadre di seconda fascia, Germania che tra l'altro non, storicamente non è un avversario impossibile per l'Italia, ci tacciamo. Concludendo il discorso, insomma, in questo tipo di competizione l'Italia deve partire senza remore. Poi è ovvio che lo spettro della Svezia si è presentato fin dall'inizio, però Mancini sta agendo con raziocinio, come diceva giustamente Stefano. Noto con piacere che la nazionale aveva come la nostra, che aveva il tallone d'Achille in attacco, sta prendendo a segnare un discreto numero di reti, basti pensare ai 3 gol segnati in Grecia. Ma al di là del fatto che la Grecia era abbastanza imbarazzante, ma sì, ma dai, senza tifo, senza sostegno e senza neppure difesa, vabbè. Però la Bosnia è un avversario serio, un avversario degno, che secondo me sarà difficile da battere in casa, tra l'altro tipo un ambiente notoriamente, vabbè, sappiamo come andare a giocare nei Balcani, soprattutto per noi italiani che spesso ci rimettiamo le penne lì. Vabbè, però quando giocheremo quella partita saremo già qualificati, non d'accordo la scaramanzia, però 4 vittorie su 4, passano le seconde, le terze fanno i playoff. Ditemi voi cosa dobbiamo perdere con il Liechtenstein. Dovrebbe essere, adesso io non mi ricordo il girone ha sicuramente la Grecia, la Bosnia, la Finlandia e il Liechtenstein, non so chi mi sono perso, però sì, comunque è un girone abbastanza abbordabile, sì. Su questo non c'è... noi, dai. Vediamo. Per mettere un po' di sale alla competizione. Sì, assolutamente. Intanto mi segnala sempre il nostro Aleatti che è finita gara 3 di finale scudetto del basket. Venezia ha battuto Sassari per 76-73, mandando così si giocava in Sardegna, quindi la serie ora è sul 2-1, si giocherà al meglio delle 7. L'unica squadra che mi mancava del girone J dell'Italia era l'Armenia, quindi Italia, Finlandia, Armenia, Grecia, Bosnia e Liechtenstein. Ricordiamo che la Bosnia, che era la seconda della squadra di seconda fascia, è a meno 8 dall'Italia a parità di match, quindi sarebbe veramente abbastanza complicato. E la terza già a metà dei nostri punti. Apro e chiudo parentesi andando a fare un po' la geografia di quella che è la situazione, perché l'ultima volta ci siamo sentiti qua non sapevamo più che allenatore avevamo, quindi Conte è finito all'Inter, Giampaolo dovrebbe essere a questo Milan che oggi ha ufficializzato Boban, a Roma c'è Fonseca, che non è il Fonseca che giocava però con la Roma, da quello che mi è parso di capire, la Lazio ha tenuto Inzaghi,
Chi manca? Ah beh, manca la Juventus che tra l'altro vi dà una notizia, uno spiffero di giornata dato da Sky, pare che si sia visto a Torino l'agente di Sarri, quindi quasi sicuramente sarà lui a firmare. Io comincio da questa domanda: che campionato ci aspettiamo per la prossima stagione, premesso che secondo un appassionato da almeno 30 anni di calcio, un po' meno ma quasi, che se poi dico quanti anni ho, onestamente il rischio che si prende la Juve con Sarri è un rischio inaspettato per una squadra che magari voleva continuare il filotto, e onestamente mai come quest'anno certe avversarie, Inter e le romane, Milan un po' meno in primis, rischiano veramente di avere un'occasione da non perdere per tentare di contrastare la corazzata di Torino. Stefano? Sì, indubbiamente la scelta della Juventus legata a Sarri, che ormai insomma pare sia scontata, insomma, manca solo l'ufficialità, è una scelta in controtendenza un po' anche con la storia della Juventus, o quantomeno insomma lo stile famigerato, famoso della Juventus, è quello di Sarri, contrapposti fino alla scorsa stagione proprio anche per approccio quasi filosofico, no? Oserei dire, al calcio, insomma, vederli andare a congiungersi in questa estate è qualcosa di abbastanza impronosticabile. Probabilmente ancora più particolare questo abbinamento di quanto non sia quello tra l'Inter e Conte, nel senso è molto particolare anche quello vista la storia di Conte e la rivalità acerrima storica con l'Inter, però a livello di campo, a livello di concetto calcistico, probabilmente l'arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus è ancora più sorprendente. Sicuramente è una scommessa che non lascia spazio a via di mezzo, a mio avviso. Se Sarri riuscirà ad imporre la sua filosofia calcistica, tattica, ma anche, ripeto, non solo, anche mentale, alla Juventus, probabilmente la Juventus potrebbe fare un ulteriore salto di qualità anche in campo europeo, perché alla fine quello che è mancato alla Juventus è stato convincere sotto il profilo del gioco. Qualora Sarri dovesse riuscire a fare breccia nella rosa juventina, questo sarebbe un ulteriore passo in avanti della Juve, altrimenti è chiaro che si andrebbero ad aprire degli scenari differenti, perché anche al Chelsea Sarri è partito molto bene nei primi due mesi, il Chelsea sembrava aver assimilato tutti i suoi concetti, poi però c'è stata una sorta di crisi di rigetto abbastanza evidente, che poi lui nel finale di stagione riusciva a condurre comunque in porto ottimamente con il terzo posto alla vittoria dell'Europa League, però ci sono stati diversi intoppi. Non è facile conciliare un integralista come Sarri con qualsiasi piazza calcistica, quindi da lì dipenderanno poi le sorti anche di tutte le altre, perché chiaro, l'Inter con Conte ha grandi ambizioni, adesso poi bisognerà vedere sul mercato come verranno confermate, però Conte va per vincere ovunque, lo ha dichiarato lui stesso, per cui chiaro che l'Inter si ricandida per l'ennesima volta, vedremo se questa volta in maniera concreta come anti-Juve. Per il resto bisognerà vedere insomma il consolidamento di Ancelotti a Napoli, che di fatto è l'unica panchina che non cambia delle grandi, mentre mi lasciano più perplesso le scelte del Milan con Giampaolo, che secondo me è un ottimo allenatore, però a livello mentale non so quanto possa tenere la pressione in una piazza come quella del Milan, e anche quella, la scelta della Roma su Fonseca, ex allenatore dello Shakhtar, francamente mi sembra un salto nel vuoto piuttosto pericolosa. Concordo, ringrazio Stefano di avermi ricordato, mi ero dimenticato completamente del Napoli. Parere veloce anche da Francesco? Ma sono sulla stessa lunghezza d'onda, poi bisognerà vedere se il Sarri di Torino sarà come il Sarri di Londra o il Sarri di Napoli, perché non dimentichiamo che il Chelsea è una piazza non facilissima, perché negli ultimi anni ha cambiato spesso tecnico e i divorzi sono stati il più delle volte abbastanza turbolenti. Quindi Sarri sarà messo, se dovesse concretizzarsi il suo approdo a Torino, si dovrà confrontare con un ambiente molto diverso da quelli napoletani e londinesi, quindi potremmo anche assistere a un tutt'altro Sarri. Il campionato del prossimo anno lo immagino sì più combattuto, faccio mia un'osservazione di Repice, che sosteneva che in effetti Conte, per il tipo di campionato che va appunto a profilarsi,
è una scelta, può rivelarsi una scelta davvero azzeccata, perché l'ex allenatore della nazionale ha dimostrato di dare il meglio in circostanze, in situazioni di rincorsa, appunto, partendo non dico da zero ma a più affari spenti, riuscendo sempre a ottenere risultati notevolissimi in campionato. Poi per le coppe è un altro discorso, però l'Inter non credo che punti particolarmente, o meglio, delle sue forze tecniche ed economiche alle coppe europee, quindi la mossa dell'Inter mi sembra una mossa sensata. Quella del Milan, qui c'è il discorso, un discorso simile a quello che si può fare per Gasperini, cioè si tratta di allenatori che hanno dato il meglio finora in piazze relativamente tranquille. Poi qui si alza l'asticella, il nuovo management rosso-nero dovrà dare prova di una certa competenza, di una certa, di mantenere la barra dritta. Sulle romane, onestamente, su Fonseca non so poco e niente, però gli ultimi esperimenti in casa giallorossa non si sono rivelati particolarmente positivi. Simone Inzaghi resta da Lazio, credevo che andasse via, avrà avuto delle garanzie tecniche presumibilmente. Comunque in generale mi aspetto un campionato combattuto e con qualche colpo di scena. Concordo. Siamo all'ultima domanda, perché poi dobbiamo chiudere, che qui il tempo stringe. Domanda a risposta brevissima e anche abbastanza inaspettata. Stiamo chiudendo questa stagione, sta chiudendo anche questa prima mini edizione di questo nostro talk. Vi chiedo, e faccio guadagnare del tempo intanto dandovi io qualche proposta di risposta, quale può essere il momento di questa stagione mondiale, di questa stagione che ci lasciamo alle spalle, che chi nei prossimi mesi, nei prossimi anni ricorderemo di sicuro. Sicuramente, per quanto mi riguarda, ma forse solo anche per un motivo di freschezza, l'esperienza comunque vada della nazionale femminile è una pietra molto importante di questa stagione. Mi viene in mente molto il Liverpool di Klopp, mi viene in mente la conferma della Juve, ma fino a un certo punto, perché ormai eravamo un po' abituati. Mi viene in mente qualche ricordo legato poi al mondo dello sci alpino, per come evento o come fatti sportivi di questa stagione. In negativo, forse il momento peggiore è il Boxing Day, venuto male in Italia, soprattutto perché ricordiamo è stato quell'Inter-Napoli in cui poi c'è scampata anche la vittima. Se dobbiamo ricordare qualche uno o due momenti di questa stagione, comincio da Stefano, che quindi ha meno tempo per prepararsi. Cosa ricordiamo? In brevità, perché abbiamo pochissimi minuti. Sì, guarda, a livello calcistico direi che alla fine spicca, a mio parere, la stagione dell'Atalanta, che considero una sorta di Leicester senza lo scudetto sul petto, ma con lo stesso valore tecnico del campionato che ha messo in mostra quest'anno, a completamento di un escalation, di un progetto veramente da applausi per il consolidamento che ha avuto anno dopo anno, anche con la finale di Coppa Italia persa in maniera sfortunata. Quindi direi, a livello calcistico, la stagione dell'Atalanta penso rimarrà nella storia, e già lo è. E per quanto riguarda gli altri sport, gettando magari uno sguardo anche oltre il calcio, so di farti felice e direi la stagione del biathlon italiano, che ha toccato livelli veramente eccellenti a un anno dal mondiale casalingo di Anterselva, per cui è un viatico importantissimo anche da quel punto di vista. Siccome noi siamo amanti del biathlon, apro e chiudo parentesi, io e il buon Fabio Stellato, anche se Fabio Stellato penso non ne sia completamente consapevole, stiamo lavorando per portarvi un po' di biathlon su questa piccola emittente, quindi preparatevi che arriviamo anche noi. Dimenticavo prima di lasciare poi la linea a Francesco, anche la stagione del volley, perché ricordiamo che le due finali di Champions hanno visto tre italiane in due finali, e soprattutto tutte le coppe europee femminili, e mi sembra anche gran parte di quelle maschili, sono andate tutte a squadre italiane, ricordiamocelo. Francesco. Rapidamente, sul calcio, a parte l'Atalanta, rimarrà nella memoria la rimonta del Liverpool nella gara di ritorno contro il Barcellona. Poi sul sport di squadra direi di inserire anche la vittoria della Dinamo Sassari contro Milano nella semifinale di playoff, 3-0, risultato straordinario, considerando anche la disparità delle forze in campo. La stagione degli sport invernali in generale è stata positiva, insomma, non solo il biathlon ma anche
abbiamo anche una nazionale di sci degna di questo nome. Punti negativi, forse la stagione della Formula 1 finora si sta rivelando una stagione oltremodo noiosa, ma per il resto non saprei, forse il rugby, visto che la nostra nazionale continua ad avere difficoltà, però sono difficoltà ormai croniche. Sì, io riguardo alla questione dei motori non escluderei neanche la MotoGP, che è diventato un po' abbastanza un monologo. Mi permetto anche, giusto per dare una parentesi, che anche noi saremo io sarò abbastanza di parte, ma anche quello che si è visto nell'ultimo Gran Premio di Formula 1 ha lasciato molto perplesso, perché già battere un dominio è complicato, poi quelle rare volte che capita ci si mette anche qualcun altro a decidere. Vabbè, dai, non facciamo troppi polemici, che siamo a fine stagione. 22:55 di questo venerdì 14 giugno si chiude questa puntata del TCB Show, che va in vacanza più o meno. Ribadisco, voi rimanete sintonizzati all'interno del nostro sito e nelle nostre pagine social. Qualora stiamo organizzando qualcosa, avremo qualcosa da comunicarvi e qualche altra diretta da proporvi, saremo presenti. Soprattutto, altro accenno che possiamo dire, qualora l'Italia femminile andasse avanti col suo cammino, allora magari qualcosa riusciremo a prepararlo insieme alla nostra squadra. Io ringrazio innanzitutto Stefano Stradone e Francesco Del Giudice, che in questo momento sono in collegamento con me. Li ringrazio innanzitutto per l'eterna disponibilità, perché gli unici essersi assorbiti tutti e 8-9 le puntate che abbiamo fatto dal 14 dicembre, quando abbiamo deciso di aprire questo show in occasione del 10° anniversario di tutto il calcioblog.it. Comincio da Stefano, grazie mille, ti continueremo a sentire nel corso dell'estate all'interno del nostro sito, poi ovviamente ci terremo aggiornati per altre informazioni. Grazie Stefano e buona serata. Grazie a te Massimo, a te Francesco, e insomma, alla prossima, alla ripresa dopo le vacanze. Intanto grazie per questa bella esperienza, che comunque è stata in questi 6 mesi, e a prestissimo. Ok, grazie mille a Stefano Stradotto, ringrazio anche il nostro Francesco Del Giudice, anche lui tornerà puntuale a settembre, quindi preparati, riposati, perché poi dovremo lavorare con una certa intensità. Dimmi. Ma sai cos'è Massimo? Ormai siamo delle celebrità, ci fermano per gli autografi. Sì, quindi... assolutamente, non più per le cause legali. È un piacere e soprattutto un onore collaborare a questa trasmissione. Buona estate a tutti. Noi mediteremo sul senso della vita in questi 2 mesi. Assolutamente, finché i preliminari di Champions non arriveranno a farci tornare alla normalità. Grazie ancora Francesco. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Grazie anche a Francesco Del Giudice. A me non resta che ringraziare chi ha reso possibile questa trasmissione, oltre ai due nomi che vi abbiamo appunto fatto, quindi tutti gli ospiti che collaborano continuamente con il nostro sito, che stiamo parlando di tutto il calcioblog.it, ovvero Luca Anzanello, il nostro Fabio Stellato, Marco D'Alessandro con i suoi montaggi Aleatti, tutti coloro che poi scrivono sul nostro muro, quelli che ci danno il loro sostegno attraverso le nostre pagine social. A me non resta che salutarvi, ringraziare tutto il calcioblog.it, raibobo.it, sito che curo personalmente, e sportnelweb.it per averci dato un po' di spazio. Soprattutto agli ascoltatori di questi siti diamo appuntamento per l'appunto con l'inizio della nuova stagione. A me non resta che ringraziare chi è stato poi il fruitore di questa trasmissione, ovvero i nostri ascoltatori, e in conclusione, quando scoccano le 23, Massimo Verona vi auguro infine una serena notte. Arrivederci. RTCB Radio, nel sito musica.raibobo.it, oppure utilizzando il tasto info aggiuntive sotto questo player, puoi accedere all'informativa completa sulla licenza musicale utilizzata da questa radio. Questa traccia è stata creata da Kevin MacLeod del sito uncompetic.com ed è tutelata da licenza Creative Commons 3.0. This track is created by Kevin MacLeod.